questo numero. La ben nota eleganza della moda francese si sposa con la creatività italiana. Per la rubrica Tendenze, tutti i nostri designer che hanno stregato Parigi. L'eleganza maschile è soprattutto una questione di dettagli. Nello spazio dedicato al lifestyle, storia e tradizione di un accessorio insostituibile come la cravatta. In tema di design è invece il colore che, se ben utilizzato, può diventare un importante elemento d'arredo. Parlando infine di soldi, ecco come semplicità, velocità e digitalizzazione siano diventati oggi elementi imprescindibili nella gestione delle proprie finanze. Tutto questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Magazine 7. Buon sabato a tutti e ben ritrovati a Magazine 7. Anche oggi ci troviamo al Maxxi di Roma, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Iniziamo subito questa puntata parlando di bellezza. Una buona idratazione, prodotti di alta qualità e trattamenti cosmetici mirati da ripetere a intervalli regolari. Sono tutti step necessari per mantenere il più a lungo possibile la tonicità della pelle e del viso, che da oggi però si avvale anche di una nuova routine di bellezza. Addio punturine e filler per mascherare rughe e quei segni figli dell'età che proprio non ci va di mostrare. Oggi il ritocchino, dopo decenni di visi alterati e nei peggiori dei casi rovinati da aghi e bisturi, non va più di moda. A decretarlo sono gli esperti del settore d'oltreoceano, già pronti a sostituire l'era del Botox con una nuova panacea naturale che sembra promettere meraviglie, ovvero la ginnastica, lo yoga e lo stretching facciale. Una moda che ha già conquistato star e celebrities su e giù per il pianeta, diventata virale dopo che l'icona di stile Meghan Markle, nonché moglie del principe Harry, ha dichiarato di essersi convertita al nuovo credo, praticando regolarmente esercizi mirati a distendere, scolpire e rilassare i muscoli facciali. A decretarne l'efficacia sono state anche celebrità del calibro di Madonna, Gwyneth Paltrow e l'ex super top Christy Turlington. Una mania, quella di mettersi quotidianamente davanti allo specchio, sfoderando smorfie di ogni sorta, sostenuta da scienziati e dermatologi, come conferma lo studio pubblicato sul JAMA Dermatology, prestigiosa pubblicazione medica a stelle e strisce, secondo la quale esercitare i muscoli del viso, e il viso ne ha ben 70, per 30 minuti al giorno, per 20 settimane di fila, ridurrebbe di 3 anni l'età attribuibile alle donne, in particolare a quelle di mezza età. Economico e non nocivo per la salute, l'allenamento prevede alcuni semplici esercizi per rendere il volto più tonico, elastico, giovane. Tra quelli consigliati spicca il cheek lifter per scolpire le guance. Primo passo, aprire la bocca formando una O, posizionare il labbro superiore sopra i denti, sorridere poi per sollevare i muscoli e ripetere la sequenza abbassando e alzando le guance. Problemi con le classiche zampe di gallina che appesantiscono il contorno occhi? State tranquille e posizionate subito gli indici sotto le sopracciglia e le falangi dei pollici sotto gli occhi. Chiudete poi le palpebre superiori e inferiori facendo resistenza al movimento con le dita. Con le palpebre chiuse muovete infine gli occhi in alto e in basso. E il gioco è fatto. E se l'Occidente si mette unito di fronte allo specchio, l'Oriente, e in particolare il Giappone, rilancia con nuovi strumenti e tecnologie creati appositamente per il nostro viso. Provare dunque a rinforzare guance e scolpire zigomi non costa nulla, ma i dermatologi però suggeriscono di non esagerare. Sforzare troppo il viso potrebbe accentuare le rughe invece che attenuarle. È l'accessorio simbolo dell'eleganza maschile, quel dettaglio immancabile su cui concentrare fantasia e personalità in ogni occasione che si rispetti. Parliamo naturalmente della cravatta, delle sue precise e numerose regole e della sua affascinante storia tutta da raccontare.
classica, eccentrica o lussuosa. Di certo però dal forte potere comunicativo, come quella rossa scelta da Donald Trump per tutta la campagna elettorale, col chiaro scopo di esprimere forza, energia, ambizione e per questo associata a un'attitudine alla leadership. Azzurra, invece, per Mark Zuckerberg, un colore che denota fiducia, lealtà e responsabilità. Esattamente i messaggi che il fondatore di Facebook voleva comunicare durante il suo discorso al Congresso degli Stati Uniti per difendersi dallo scandalo Cambridge Analytica. Stiamo parlando della cravatta, simbolo per eccellenza dell'eleganza maschile ed elemento imprescindibile per ogni appuntamento formale. Ma come si realizzano? Quale tessuto scegliere e quale nodo usare? Ne abbiamo parlato con Ugo Cilento, uno dei massimi esperti del su misura, ottava generazione di un'azienda di famiglia, iniziata a Napoli ben 250 anni fa, in cui la cravatteria ha un ruolo centrale, come dimostra il loro iconico modello sette pieghe, simbolo di eccellenza nel mondo. La storia della cravatta nasce dalla cravatta sette pieghe sfoderata, che è un foulard ripiegato sette volte e poi chiuso interamente a mano. Ed è praticamente un foulard a forma di cravatta. I tempi di realizzazione di una cravatta sette pieghe oscilla da un'ora e mezza alle due ore di lavorazione. Poi, ai giorni d'oggi, si affianca anche la sette pieghe sfoderata, che nella sua eccellenza viene un poco più strutturata, perché per il dinamismo che c'è oggi, siccome la cravatta sfoderata deve essere stirata, deve essere comunque tenuta e conservata in un determinato modo, la cravatta invece sette pieghe sfoderata è una cravatta che ti permette anche di viaggiare con più disinvoltura, una cravatta che ha una sua forma, una permanenza nel tempo. Per abbinare la cravatta con stile ed eleganza ci sono delle regole ben determinate. Se parliamo, faccio un esempio, di una cravatta che si deve abbinare a un bellissimo tweed o uno Shetland o un Donegal, la cravatta non deve essere più di seta, ma deve essere di lana o di Shetland. Siccome la cravatta è uno dei primi oggetti che si vede, devi rispettare quello che ti è di fronte. Una cravatta chiaramente di colori molto accesi è una cravatta estremamente pericolosa, quindi mediamente, se parliamo di cravatte pressoché eleganti, di solito sono tutte orientate sui fondi un po' più scuri. Poi ci sono alcuni capi di abbigliamento che esigono per esempio delle cravatte ben specifiche, per esempio lo smoking prevede il papillon. Attualmente la cravatta, la misura della cravatta della pala principale, parliamo della parte frontale della cravatta, oggi è 8 o massimo 8 e mezzo. Nel corso degli anni chiaramente si sono viste anche altre tipologie di cravatte, che erano un po' più corte e poi avevano un taglio, quindi non finivano, diciamo, a punta, ma avevano un taglio. Queste sono cravatte che io ritengo ancora attuali, hanno un look, un'eleganza informale, quindi la ritengo una cravatta giusta per un determinato tipo di abbigliamento, quale può essere sportivo, country, informale. Il nodo deve rispettare la dimensione del collo e anche il portamento e anche la dimensione della spalla, del petto di chi le indossa. Da un semplice accessorio scelto con gusto ad una nuance dal tocco originale. Talvolta basta davvero poco per rinnovare uno spazio. Con Mattia Martinelli scopriamo come abbinando e combinando tra loro colori a volte anche forti e decisi possiamo cambiare il look della nostra casa. Certe volte quando dobbiamo ristrutturare una casa ci troviamo di fronte a grossi problemi. Prima di tutto perché pensiamo di dover stravolgere sempre la casa per farla somigliare più a noi, il che può essere vero, ma a volte analizziamola bene. Come per esempio il colore. Il colore ci può venire in aiuto, addirittura sopperendo ad alcuni lavori murari. Vedremo in questa bellissima casa come il colore ci ha aiutato a dividere l'ambiente. Per esempio mi trovo su questo divano molto bello, classico, che però ha ripreso una seconda vita grazie alla scelta di questi due colori che l'hanno reso molto moderno e simpatico. Venite con me.
Per parlare di colori, sono qui con una cara amica, l'architetto e interior designer Sonia Vizzini. Ciao Sonia. Ciao Mattia. Allora, come i colori possono aiutarci a suddividere una casa e a trasformarla? In questa casa noi non abbiamo utilizzato lavori di muratura, ma abbiamo fatto tutto solo ed unicamente con del colore. Siamo partiti semplicemente dal fare questi cuscini colorati su questo divano e poi da lì abbiamo inventato questa parete che è una quinta, questa parete rossa che fa da sfondo a questi due meravigliosi dipinti e su questa è girata tutta la casa sostanzialmente. Quindi il muro, che prima era una presenza piuttosto invasiva, adesso in realtà gioca totalmente a nostro vantaggio perché avevamo proprio bisogno di questa quinta. E Sonia, arredando e suddividendo l'ambiente con il colore, si ha anche un risparmio? Indubbiamente, perché è solo una questione della famosa mano di tinta. Questa è la famosa quinta che in realtà all'inizio ci poteva dare un po' fastidio, in questo caso diventa una quinta perfetta per sostenere tutta questa quadreria e noi abbiamo ripreso il tono del verde, più o meno il tono del verde del passepartout, l'abbiamo riportato sulla parete. Sì, che tanto è un verde particolare che non mi verrebbe subito in mente di dire. È un verde molto settecentesco. Sì. Sonia, ma dove mi hai portato? Ti ho portato in camera da letto. Perché volevo farti vedere questa magnifica raggiera che abbiamo inventato sul soffitto, che unitamente a tutta la cornice perimetrale ci ha aiutato a trasformare una normale camera da letto in una camera da letto più sontuosa, in cui di nuovo l'uso del colore ci è venuto in sostegno, e dove abbiamo questa testiera molto importante che abbiamo rivestito con questa seta preziosa, verde e oro, ma come puoi notare sono tutti interventi puntuali, semplici, che insieme concorrono ad un ambiente, a creare un ambiente più sontuoso. Le necessità della vita a volte cambiano. E perché la casa non deve seguire queste nuove esigenze? Abbiamo visto come però questo si può fare non solo ristrutturando e quindi abbattendo e creando una nuova casa, ma semplicemente con l'uso oculato e intelligente del colore. Abbiamo visto come i colori diversi possono denominare spazi diversi. Beh, questo è un ottimo consiglio, perché anche in un punto magari angusto della propria casa, cambiando i colori si può avere una visione completamente nuova. Provate anche voi. Sono saldamente al timone di Maison che nei decenni hanno scritto la storia dell'eleganza francese. Ma mentre prima costituivano solo una rarità, oggi invece sono sempre di più gli stilisti italiani che riescono ad ottenere fama e prestigio sulle più importanti passerelle parigine. La libertà di essere se stessi, l'autenticità dei valori che hanno fatto grande la storia della casa, la couture tra questi, per Valentino un patrimonio prezioso e ovunque riconosciuto. Giusto dunque che il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, facendo leva su sensibilità e disciplina, regole auree in atelier, spinga proprio in questa direzione il suo prêt-à-porter, portando la cultura della couture a contagiare tanti pezzi facili, veloci e liberi. Come testimoniano i sandali che si decorano di piume in marabù staccabili, le felpe con il logo, gli straordinari abiti architettonici aerei, quasi senza peso, la maestria artigiana che si fa leggerezza e va nel mondo. È anche quella tolleranza, cioè l'idea di mettere insieme cose che dovrebbero essere stridenti tra di loro, insegna a guardare con una prospettiva che non è fatta di pensieri pregressi, ma è una prospettiva che comunque è aperta. Cioè, le piume non vanno con le sneakers, who cares? Pierpaolo è un buon allievo e un buon erede? Ah, assolutamente. Ah, pieno di idee, pieno di senso, giusto per fare delle belle collezioni, e trovo che sappia cos'è la moda del giorno. Abiti zebrati e maculati illuminati da paillette, decorati da piume, orgogliosi nelle forme, ampi nei volumi, preziosi nei tessuti.
Tra le collezioni che a Parigi lasciano il segno, entra a pieno titolo quella firmata Rochas, che convince per la sua eleganza ricercata e rinforzata dalla pulizia delle linee, nel segno di un esprit couture francese, ma dal carattere più simpatico e quasi senza pensieri. Merito di Alessandro Dell'Acqua, il direttore creativo Rochas, che si muove con sicurezza sul terreno di un'eleganza quotidiana e chicchissima. Ma io ho tenuto molto fede all'heritage di Rochas, ma il mio DNA è comunque molto presente, quindi un certo tipo di sensualità, un certo tipo di femminilità molto italiana viene poi trasmessa in questa collezione. Love is real. Le note inconfondibili di Love, cantata da John Lennon, accompagnano la sfilata di Giambattista Valli. Per la sua nuova collezione, il designer romano, ormai parigino di adozione, si ispira a Yoko Ono e alla sua libertà, più che una dichiarazione di stile, uno stato dell'anima. E avvolge tutto in uno struggente e sensuale profumo d'India, sulle orme di Pierpaolo Pasolini. Mi piace prendere per esempio due storie o due conflitti o qualcosa che un clash di due storie e conciliarle e trovare questo senso di armonia, come per esempio qui una storia di una Yoko Ono e un Pasolini, che sono veramente due mondi molto differenti, ma in realtà la potenza della mente in tutti e due è straordinario. Welcome to Hotel Vivi. Sorprendente, elegante e chic come può essere un hotel particulier a Parigi. Magnifiche residenze che dichiarano subito, sin dal suo ingresso, lo stile di vita di chi le abita. Cosa che accade anche per l'Hotel Vivier, straordinario set della nuova collezione di accessori Roger Vivier, disegnata dal bravo direttore creativo Gherardo Felloni. La silhouette che voi vedete è quasi tutta tacco medio, perché io penso che una donna col tacco medio è più libera. Perché oggi il tacco medio è più giovane, è più contemporaneo, è più facile da portare, quindi la donna è libera. Poi ovviamente ci sono anche tacchi alti nella collezione, perché ovviamente ogni donna è libera di mettere quello che vuole nelle occasioni che ritiene più giuste, insomma. Come molti trend, anche questo è nato oltreoceano e fin da subito ha avuto nelle celebrities le sue migliori testimonial. Parliamo del mondo del biologico, un tema ormai caro ad un numero sempre maggiore di aziende che anche nel settore del beauty mettono a punto prodotti innovativi nel pieno rispetto del nostro benessere e dell'ecosistema di tutto il pianeta. Giselle Bundchen ha bandito dalla sua routine quotidiana ogni prodotto OGM. Katie Holmes sceglie maschere speziate alla curcuma per il suo rituale di bellezza. Jennifer Aniston predilige l'avena biologica. Ebbene sì, la collina di Hollywood pullula di bio-addicted, convertitesi in massa ad uno stile di vita green e ad una bellezza buona per il pianeta. Nato come tormentone a stelle e strisce, un certo sapore bio è ormai approdato con furore anche nel bel paese e il settore dell'agroalimentare, in testa a tutti, è oggi regolamentato in Italia da una ferrea normativa di riferimento. Non si può dire lo stesso dell'altrettanto celebre Cosmesi Eco-Friendly, spesso ancora un mare magnum, in cui pullulano nomi fantasiosi quali prodotto ecologico o di origine pulita, che di biologico però hanno ben poco. Per conoscere questo scenario da vicino e tutelarci da false promesse, ne parliamo con Lisa Guerreschi, direttore ricerca e sviluppo del gruppo Sodalis. Il settore del cosmetico biologico in questo momento è completamente deregolamentato dal punto di vista normativo e quindi in questo vuoto legislativo diversi enti hanno proposto certificazione volontaria. Abbiamo visto il proliferare di una pletora di marchi, di loghi. Se il consumatore, guardando l'etichetta, trova un bellissimo shampoo biologico con millantati ingredienti biologici, ma non trova nessun marchio di riferimento, non ha nessuna garanzia che quel prodotto soddisfi uno standard di riferimento. Quali requisiti deve avere dunque un prodotto cosmetico per poterlo definire naturale e biologico? La nostra scelta è caduta sul protocollo Cosmos,
Cosmos è il primo ente di certificazione per prodotti naturali e biologici internazionali, che è nato dall'unione di 5 enti europei e hanno messo insieme le loro competenze per formare un disciplinare che avesse valenza internazionale. Questo disciplinare propone due tipi di certificazione: il Cosmos Natural, cioè che prevede di certificare quei prodotti che hanno almeno il 95% di ingredienti di origine naturale, e il Cosmos Organic, dove oltre a soddisfare i requisiti del Cosmos Natural abbiamo anche una parte di prodotti di derivazione biologica. Non tutte le sostanze di origine naturale possono essere utilizzate, perché i processi di trasformazione devono rispettare anche la specie di partenza. Quindi specie protette, prodotti che derivano dalla macellazione degli animali o che derivano da trasformazioni non cruelty free non sono tollerate. Biologico è una moda che è nata nel food, nella frutta e nella verdura. Prima si parlava solo di biologico parlando di quello, ormai sembra che sia una caratteristica indispensabile di tutti i prodotti, quindi è molto importante cosa utilizziamo. Ormai le consumatrici sono veramente attente, riceviamo tantissime richieste dalle nostre consumatrici sull'inci, su cosa c'è dentro nel prodotto, questo fa male, questo non fa male, quindi c'è veramente una consapevolezza molto molto importante su quello che sono i prodotti che utilizziamo per la routine di bellezza. Leggere sempre le etichette, dunque, controllare con attenzione gli ingredienti e la loro provenienza, senza dimenticare che, oltre ogni moda, l'antico pensiero, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la natura l'ha già creato, può dimostrarsi spesso più vero e attuale che mai. Precisamente al centro del viso, il naso è l'elemento che gioca un ruolo determinante nel delineare i tratti del volto. Ecco perché, pur di averlo perfetto o quasi, si ricorre alla chirurgia plastica. Ma attenzione a non sottovalutare l'intervento, come ci racconta il nostro esperto nel prossimo servizio. Modificare e migliorare l'aspetto esteriore del naso, correggendone la morfologia, agendo allo stesso tempo anche sulla respirazione, per risolverne i vari problemi associati, allo scopo di garantire una più soddisfacente qualità di vita. Queste le nuove frontiere della rinoplastica, che puntano oggi ad abbattere la tradizionale distinzione tra intervento estetico e funzionale, ponendosi come unico obiettivo quello di riuscire a donare un'armonia complessiva e l'indispensabile naturalezza. Un risultato che sembra possibile ottenere ricorrendo alla logica, come ci spiega il professor Paolo Gottarelli. Dopo 40 anni di chirurgia nasale, 40 anni di sala operatoria, ho messo a punto un metodo, il metodo Gottarelli, che è un metodo che collega la chirurgia, scienza altamente inesatta come del resto lo è la medicina, con la logica. La logica nella rinoplastica è qualcosa di intuitivo, di semplice, di altamente pieno di buon senso. Se esistono, ed esistono, delle metodiche che ci permettono di evitare di cadere in quel 30% di punte che si indeboliscono, cioè che si rivolgono in basso dopo un intervento, basta apporre un piccolo trapianto autoinnesto di cartilagine prelevato dal setto della persona stessa per evitare che questo succeda. Un minuto in più di intervento chirurgico e abbiamo evitato questo grosso problema. È logico? Molto. Perché mettere i tamponi quando esiste la possibilità di non mettere i tamponi e di sostituirli con dei particolari punti di sutura? Sarà meglio per il paziente, sarà meglio per noi, si eviteranno emorragie. È logico? Estremamente logico. Perché fratturare in maniera completa le ossa nasali quando esiste una metodica che ci permette di indebolirle soltanto, di evitare grandi ematomi, di evitare sanguinamenti e di avere un naso nella sua parte ossea stabile fin dall'inizio? Perché
sottoporre i pazienti a due o tre interventi separati fra loro? Assolutamente no, la buona chirurgia nasale è una chirurgia globale. La mia metodica, del mio metodo, si chiama infatti rinoplastica globale. Vuole dire non pensare solo all'estetica separatamente o solo alla funzione separatamente, ma fare una diagnosi talmente ampia che noi tratteremo in sala operatoria l'uno e l'altra. I tempi della rinoplastica globale sono nettamente inferiori ad un approccio tradizionale. Comunque fra l'ora e l'ora e 20 si riesce a trattare forma del naso, deviazioni del setto nasale, ipertrofie dei turbinati ed eventualmente anche trattamenti delle sinusiti o delle poliposi. Dopo una settimana si riprende ad andare in palestra, una vita normale, assolutamente normale, gli occhiali addirittura dal primo giorno. E se vogliamo dare un prodotto molto più robusto, molto più prevedibile, molto più sicuro, insomma, se vogliamo rendere più contenti i nostri pazienti e se vogliamo esserlo naturalmente anche noi, dobbiamo usare la logica nella rinoplastica. Vi aspetto subito dopo la pubblicità con Magazine Seppia, tra poco. Bentornati a Magazine 7 e adesso non perdete la nostra rubrica dedicata alle novità scoperte per voi in giro per l'Italia. È il momento dei nostri focus. Baby, you know that it's time to... È stata Londra, capitale cosmopolita e sempre al passo con i tempi, la città scelta da Huawei per lanciare lo scorso 16 ottobre il nuovo Mate 20 Pro. Nell'avveniristico Excel Center, il colosso cinese di telefonia mobile ha così presentato in anteprima mondiale l'ultimo nato del gruppo Mate, dotato di doppia intelligenza artificiale di ultima generazione, design elegante, riconoscimento facciale e una batteria da record. I benefici sono tantissimi, il primo è il tempo, no? I nostri consumatori, in generale i consumatori di smartphone, hanno bisogno di un device che duri nel tempo. Bene, Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro hanno una batteria in grado di durare sino a 2 giorni. Non solo, in grado di ricaricarsi in 30 minuti del 70%, quindi di fatto non spendiamo più del tempo ad aspettare che lo smartphone si ricarichi. E novità del mercato in assoluto, abbiamo introdotto il reverse charging, cioè che cosa posso fare? Semplicemente prendendo Huawei Mate 20 Pro e appoggiandolo a un device, a uno smartphone di un mio amico, io lo posso ricaricare, quindi sicuramente una novità straordinaria. Altro beneficio, la tripla fotocamera dotata di intelligenza artificiale, con la lente grandangolare e con l'obiettivo macro che consente di scattare foto già a 2,5 cm di distanza e in più, siccome comunichiamo tantissimo anche con i video, siamo in grado di girare video con effetti cinema real time grazie all'intelligenza artificiale. È stata la chiesa sconsacrata di San Giuseppe della Pace a Milano a fare da sfondo alla serata evento firmata Stroi. Una special night tutta giocata sul rapporto tra sacro e profano, proprio come la Golden Collection, la prima linea in oro accessibile, versatile e personalizzabile. Come conferma Melissa Satta, musa del brand. Sicuramente non è casuale la scelta della location. Siamo in una chiesa sconsacrata, quindi sì, siamo tra il sacro e il profano. Questa è la classica collezione che metti sempre. Io sono molto contenta perché comunque collaborando con loro, indossando i loro gioielli, questa la sento veramente mia. Oggi noi lanciamo 4 collezioni, tutte in oro, oro bianco e oro giallo. Consentono quindi di dare scelta, di personalizzarsela perché ciascuno scelga quello che è più adatto a lei. A
Anna Virgili, brand di borse Made in Italy, e Guillermo Mariotto, designer e direttore creativo Gattinoni, insieme al MIPEL di Milano, per lanciare la loro collezione di borse pensate come icone da collezionare e ispirate a due mondi diversi: la civiltà azteca e l'alchimia rinascimentale. È l'incontro dei due mondi che rappresento io in prima persona. Da dove vengo, che è il mondo precolombiano, e quindi c'è un richiamo agli aztechi, ai serpenti aztechi, che si incontrano con i serpenti dell'alchimista rinascimentale. Quindi due mondi, 2500 che si uniscono per creare qualcosa di nuovo. Tutte le linee sono fatte con le teste dei serpenti, lo stesso gli accessori, molto ricca, molto ricercata e molto femminile. Si pensa che solo chi abbia a disposizione grandi patrimoni debba avvalersi dei servizi di consulenza finanziaria. In realtà chiunque, abbienti e meno abbienti, giovani e meno giovani, dovrebbe cercare di far fruttare i propri risparmi. Investire infatti è fondamentale per programmare gli obiettivi che ogni individuo può avere nel corso della propria vita. Capiamone allora di più nella nostra rubrica Soldi insieme a Cosimo Pastore. Le statistiche dicono che gli italiani preferiscono di gran lunga risparmiare piuttosto che spendere e prediligono lasciare i propri risparmi su strumenti di liquidità come il conto corrente piuttosto che investirli. Tuttavia, qualsiasi forma di investimento si scelga, soprattutto in una fase di incertezza come quella attuale, avvalersi di un consulente finanziario è diventato oggi quasi un obbligo. Ma come si fa a trovare quello più adatto alle nostre esigenze? Ce lo spiega Marco Bragadin, CEO di Ingitalia. La consulenza finanziaria è oggi sempre più importante e il mercato offre davvero diverse alternative. Consulenti in carne e ossa contro robo-advisor, e francamente per il risparmiatore non è certo facile operare una scelta. Bragadin, ma è meglio l'uomo o la macchina? La soluzione ideale è la convivenza di queste due anime, perché ci rivolgiamo a una clientela eterogenea, dai più anziani ai millennials, che seguono delle logiche diverse dai loro genitori. La consulenza finanziaria deve saper interpretare i bisogni dei diversi clienti e offrire una gamma di prodotti disegnata su misura per il ciclo di vita di una famiglia. Mi sembra di capire che sia importante continuare ad innovare, cioè offrire sempre qualcosa di nuovo ai clienti. Innovare è importante e per nulla scontato. Noi abbiamo scelto di creare una rete di consulenti finanziari giovani, nativi digitali e formati direttamente da noi con il supporto di importanti università italiane, perché il consulente finanziario deve sapersi immedesimare nel cliente, capirne i bisogni e soprattutto seguire questi bisogni quando cambiano per l'evoluzione tecnologica o per il passaggio generazionale. Bragadin, ma secondo lei la consulenza finanziaria deve essere digitale? Deve essere digitale nei processi e sempre più personale nella relazione. Perché il consulente finanziario deve saper sfruttare la tecnologia al massimo per individuare le soluzioni di investimento più adatte alle esigenze dei clienti e al tempo stesso deve capire la componente emotiva e meno razionale che c'è in ogni decisione di investimento. Inoltre è necessario informarlo quando si verificano eventi che richiedono la revisione appunto delle scelte di investimento, come fa ad esempio il nostro consulente finanziario digitale My Money Coach. Ma a che cosa serve esattamente un coach, un allenatore, quando si tratta di investire i propri soldi? In questo contesto un allenatore è necessario per rendere semplici concetti che tipicamente sono complessi per il risparmiatore e per spiegare quali sono i comportamenti di investimento ottimali da porre in essere per raggiungere i propri obiettivi nel rispetto del proprio profilo di rischio. Ma esiste un punto di equilibrio fra canali digitali, relazione umana e dimensione fisica? Mi riferisco in questo caso alle filiali? Il canale digitale è e sarà sempre più importante per le banche. Nel nostro caso già il 96% dei clienti è digitale e ad esempio l'app è stata scaricata più di 2 milioni e mezzo di volte. In questo contesto la relazione umana e la presenza fisica sono molto importanti, in primo luogo come canali complementari al digitale, in secondo luogo subentrano al digitale stesso quando il cliente deve intraprendere decisioni economiche più complesse o più importanti per la sua vita. Grazie allora a Marco Bragadin, CEO di Ingitalia, che ci ha spiegato in questa puntata di Soldi come si stia evolvendo oggi la consulenza finanziaria. Grazie, arrivederci. Per oggi è tutto.
Naturalmente io vi aspetto sabato prossimo puntuali alle 12.45 qui sulla 7 con un'altra puntata imperdibile di Magazine 7. Non mancate, buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci a tutti.